All'inizio del terzo millennio, San Giovanni Paolo II, nella sua lettera apostolica a conclusione del Giubileo, ribadiva solennemente l'unico orizzonte della vita cristiana, affermando che la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità. La messa, la catechesi, gli incontri, la sinodalità stessa che stiamo vivendo, tutto ha senso solo se guarda questo orizzonte, diventare santi. E poiché abbiamo sempre un'idea distorta di santità, il Papa spiegava anche che non è un qualcosa che riguarda solo alcuni geni della santità, ma al contrario, diceva, tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre. Recentemente anche Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Gaudete et exsultate, ribadiva il concetto. Scrive il Papa, per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiosi o religiosi. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Ed è importante ribadirlo anche oggi, fratelli e sorelle, all'inizio di questa Quaresima. È un tempo di grazia che Dio ci dona per convertirci. E convertirci non significa sforzarci di essere un po' più buoni, ma ricentrarci sul vero fine della nostra vita, che è diventare santi, niente meno di questo. Siamo creati dalla santità, e la santità non è una cosa da pacchettoni religiosi. La santità è la vita piena di senso, di amore, di felicità a cui aspira il nostro cuore. E tutta la mia tristezza è tutta la mia distanza da questa vita santa. Viviamo per diventare santi. Il fine di questa giornata che abbiamo vissuto e che concludiamo così per grazia dell'amore di Gesù è la mia santità. E l'unico scopo di domani è la mia santità. E così per ogni giorno che il buon Dio ci darà da vivere su questa terra, l'unico scopo vero, grande, bello, degno è diventare santi. Questo è il fine. Tutti gli altri fini sono subordinati a questo fine, a questa meta. Ed è fondamentale averlo chiaro, altrimenti la nostra fede inizia ben presto a deformarsi e Dio diventa una caricatura o una via di fuga che non salva. Lo scopo della vita cristiana, allora, semplicemente, per fare qualche esempio, non è sposarsi. Non è trovare l'anima gemella, non è formare una famiglia felice. Quante anime soffrono perché hanno posto questo come fine ultimo della vita? E Dio, guardate, non l'ha mai garantito a nessuno. Il matrimonio è un dono splendido, che Dio fa a molti, ma non a tutti. E comunque, il fine di un matrimonio non è il matrimonio, non è la famiglia, ma diventare santi all'interno della famiglia. Il fine della vita non è stare bene, in pace e in salute. Quante anime arrabbiate, rancorose, maledicono la propria vita perché non è come vorrebbero. E di fronte a tribolazioni e malattie hanno smarrito la fede in Dio, che forse proprio lì le aspettava per incontrarle. Certo, come non comprendere? La malattia è una grande prova. E chi è malato? Bisogno delle nostre preghiere, non delle nostre parole. Eppure dobbiamo dirlo almeno a noi stessi, Dio non ci ha promesso la salute, ma la salvezza. E quanti santi hanno imparato a salvarsi, cioè ad amare, proprio attraverso la malattia. O ancora, la ragione ultima della vita non è vivere tanti anni. Nessuno di noi ha i 90 garantiti. Il senso della mia vita non si misura in estensione di anni, ma in intensità di amore, di
Dio non ci chiederà quanti anni hai vissuto, ma quanto amore hai vissuto, quanto hai amato, che poi è come dire quanto hai desiderato di essere santo. Questo allora è il grande fine, la grande meta, diventare santi, desiderare di essere santi. E ci serve sempre, continuamente ricordarlo, cioè, come dice l'etimologia stessa del termine, rimetterlo al centro del cuore, perché dentro al centro del nostro cuore ci sono mete che non ci aiutano, che non sono Dio, ci sono idoli, ci sono cose che ci allontanano da Dio e ci rattristano. E allora, dimenticandoci, dimenticando qual è il nostro vero fine, se perdiamo di vista dove dobbiamo andare, dove stiamo andando, difficilmente ci arriviamo. Per fare un esempio molto semplice, se io devo andare a Milano e Milano sta al nord, io posso usare i vari mezzi, posso metterci più o meno tempo, posso perdere più o meno tempo, ma so quale direzione prendere. E se per caso, muovendomi inizialmente, inizio a leggere i cartelli con scritto Valmontone, Frosinone, Cassino, magari posso rendermi conto che sto andando a Napoli e che la direzione è sbagliata. Ma se invece mi scordo che devo andare su a Milano, allora qualunque direzione potrebbe sembrare quella giusta per me, anche se in realtà paradossalmente mi sta portando all'opposto di dove dovrei andare. Guardate, questo è un passaggio fondamentale di ogni vita cristiana. È una conversione senza la quale tutto il resto rimane bloccato, fermo, arido. Senza questo passaggio, senza questa conversione, possiamo andare a messa, possiamo convertirci, possiamo confessarci, possiamo pregare. Ma è tutto fermo, perché in realtà per noi è uno strumento per raggiungere i nostri fini, non quelli di Dio, non la volontà di Dio. Quante anime a volte sono ormai da tempo bloccate, arrabbiate, frustrate, tristi, semplicemente perché la vita gli ha negato ciò che si erano immaginati della vita. E poiché la vita non è come volevano loro, come la immaginavano loro, ormai sono rassegnati e credono che non si può più, per loro non c'è più felicità. È un grande inganno di Satana che li imprigiona in piccole mete, in prospettive anguste e soffocanti umane, tanto, 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 troppo umane. Dio invece è qui per rilanciare, per allargare, per rinnovare, perché iniziamo a ricentrare la nostra vera meta. Ecco perché, prima di tutto, dobbiamo ricentrare il fine, la meta, la grande meta, la direzione da prendere, la santità. Dice la scrittura: il Signore disse ancora a Mosè, parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro, siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E non è una minaccia, è un dono. È dire chi è con me, chi sta accanto a me. Inizio a verificare di questa vita stupenda, bella, grande, la santità. E allora, chiarita questa meta, bene, come arrivarci? Come si fa a diventare santi? Beh, sembrerebbe impossibile, e di fatto lo è. Questo fine, questa meta, questo orizzonte, è impossibile all'uomo. Uno solo è santo, Dio. Tuttavia, come abbiamo ascoltato, Dio ci chiama ad essere santi come Lui è santo, e Dio non può chiederci qualcosa che noi non possiamo raggiungere. Dio non può chiederci qualcosa che Lui non ci vuole dare. Nel suo amore immenso, Dio vuole farci partecipi della sua natura. Vuole unirci a sé a tal punto da renderci come Lui. E allora, sì, è impossibile agli uomini, ma non a Dio. A Dio nulla è impossibile. E questo allora significa una cosa fondamentale per noi da tenere sempre a mente. La santità non è il risultato.
risultato dei miei sforzi, non è un insieme di tecniche religiose o di programmi pastorali. No, assolutamente no. La santità è un dono, non si acquista, si partecipa. La santità è un dono immenso che Dio vuole fare ad ognuno di noi. A noi sta solo di accoglierlo, di aprire le mani di fronte a questo dono. La santità inizia allora quando inizi a rinunciare alla tua pretesa di autonomia, quando ti arrendi e inizi a ricevere. È una vera e propria pedagogia divina da apprendere continuamente. E come spiegava ancora San Giovanni Paolo II, per questa pedagogia della santità c'è bisogno di un cristianesimo che si distingua innanzitutto nell'arte della preghiera. Innanzitutto, dice il Padre, cioè prima di tutto, prima di ogni cosa, è la cosa più importante. E spesso per noi non lo è, spesso nella nostra vita non lo è, nel nostro orizzonte non lo è, nell'affrontare i nostri problemi. Per noi la preghiera viene sempre dopo, come fosse l'ultimo appiglio, ma non è mai innanzitutto. Prima ci sono i miei ragionamenti, le mie tecniche, il mio fare, ma la preghiera viene dopo. E invece il Papa ci dice che la preghiera viene innanzitutto, perché la preghiera è un'arte. Cos'è un'arte? Un'arte è qualcosa che tu apprendi giorno dopo giorno e che qualcuno ti insegna. Tu vai da un artista e ti insegna l'arte. Noi veniamo da Gesù, noi stiamo con Gesù e gli chiediamo l'arte di pregare, gli chiediamo di lasciarci istruire su quest'arte della preghiera. E allora in questa via di accoglienza della santità come dono, ecco che possiamo comprendere come la preghiera diviene necessaria. La preghiera viene, spiega il Papa, non va data per scontata. È necessario imparare a pregare quasi apprendendo sempre nuovamente quest'arte dalle labbra stesse del Maestro Divino, come i primi discepoli. Signore, insegnaci a pregare. Le comunità cristiane, allora, continua il Papa, dovrebbero essere delle autentiche scuole di preghiera. Perché ci si sbaglierebbe a pensare che i comuni cristiani si possano accontentare di una preghiera superficiale, incapace di riempire la loro vita. Specie di fronte alle numerose prove che il mondo d'oggi pone alla fede, essi sarebbero non solo cristiani mediocri, ma cristiani a rischio. Quante volte sentiamo che persone hanno perso completamente la fede, o che noi stessi abbiamo ormai smarrito il senso della nostra vita e del dono che Cristo ci ha fatto nella nostra vocazione, e accampiamo scuse su scuse. La realtà è molto semplice. Abbiamo smesso di pregare, abbiamo smesso di stare con Gesù, abbiamo smesso di avere Gesù come il grande orizzonte della mia vita, come la relazione più importante delle mie relazioni. Abbiamo smesso di dedicare tempo a ciò che conta, a qualcuno che conta, a colui che conta, a Gesù. E invece cambiamo scuse. Ci inventiamo anime quando la realtà è molto semplice. Senza la preghiera siamo tutti quanti cristiani a rischio, e non per un senso morale del termine, ma perché siamo a rischio di perdere la cosa più bella e più importante della nostra vita. Occorre allora, conclude San Giovanni Paolo II, che l'educazione alla preghiera diventi in qualche modo un punto qualificante di ogni programmazione pastorale. Ecco perché insieme alla congregazione dell'oratorio, insieme al padre Cristian, abbiamo pensato di proporre in questa quaresima un cammino di preghiera insieme, di lasciarci educare da Gesù insieme, qui, presente, in mezzo a noi, settimana dopo settimana, affinché non ci scivoli addosso un'altra Pasqua, e affinché tutta la nostra, tutto il nostro cammino pastorale abbia il vero orizzonte a cui aspira veramente, che
l'incontro vivo e vero con Gesù, l'incontro in questa preghiera, lasciarci educare la preghiera. Per vivere santamente, dunque, per essere felici abbiamo bisogno di preghiera, e questo per noi è una durissima conversione, perché consideriamo la preghiera veramente come un occhio della nostra fede, oppure come un pronto soccorso per le emergenze della vita. Invece la preghiera è necessaria per vivere, come per non morire è necessario mangiare, bere, respirare, così è necessario pregare. Pensate se paragonassimo la necessità del cibo del nostro corpo, quella necessità della preghiera con la nostra vita, la vita intima, la vita vera, la vita della nostra anima, la vita di noi stessi. Pregare è vivere nella vita vera, quella di Dio, l'unica che può rendere viva la nostra vita. Senza preghiera viviamo da morti e moriamo già da vivi. E questo non ci è immediatamente evidente. Eppure il Signore Gesù ce l'ha detto più volte e chiaramente. Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Basterebbe questo versetto per capovolgere il nostro modo di accostarci alla preghiera. La preghiera è necessaria, non si va, si prega di più, di meno, si prega sempre. E pregandoci si stanca, non è una cosa che ci viene naturale, istintiva, come mangiare. Ci dobbiamo appunto pensare, dobbiamo rimetterlo al centro del cuore. O ancora, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. Lasciamoci veramente colpire, mettere in discussione dal peso di questo nulla. Gesù non dice senza di me farete poco bene, non farete tanto, riuscirete ma farete fatica. No, non potrete fare nulla, nulla è nulla. Cioè senza la vita di Cristo la nostra vita è nulla. Qualsiasi cosa facciamo, persino un gesto di eroico, persino donarci, come dirà San Paolo, posso dare il mio corpo per essere bruciato, senza la carità in nulla. Posso dare tutti i miei soldi e l'elemosina, senza la carità in nulla. Senza Cristo la mia vita è nulla. O ancora, chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. Preghiera come mendicanza, come i mendicanti delle nostre strade che ad ogni passante chiedono soldi, così la preghiera è. Ad ogni minuto l'incontro con Gesù, ad ogni minuto la grazia di Cristo, ad ogni minuto lo Spirito Santo, ad ogni minuto il bene creato Spirito, ad ogni minuto lo Spirito di Dio che viene, che crea, che mi crea. Pregare allora è davvero, davvero necessario. Questa è la nostra più grande conversione. La conversione che crediamo questa sera a Gesù. In un suo bellissimo testo sulla preghiera che citeremo spesso in questi incontri, un autore spirituale contemporaneo, Jacques Philippe, diceva: ciò di cui oggi il mondo ha più bisogno è la preghiera. Pensate già questo come sconvolgerebbe il nostro mondo. Che dice che il mondo ha bisogno di preghiera? Il mondo ha bisogno di tante cose, ma mai di preghiera, di soldi. Il mondo ha bisogno di pace, il mondo ha bisogno che il cresca, il mondo ha bisogno, no, il mondo ha bisogno della preghiera. Da lì nasceranno tutti i rinnovamenti, le guarigioni, le trasformazioni profonde e feconde che tutti desideriamo per la nostra società. La nostra terra è molto malata e solo in contatto con il cielo potrà guarire. La cosa più utile per la Chiesa oggi è comunicare agli uomini la sete della preghiera e insegnare loro a pregare. La cosa più importante per la mia vita è iniziare a pregare. La decisione più grande che io possa prendere in questo cammino quaresimale verso la Pasqua è iniziare.
iniziare a pregare, iniziare ad avere una vera, seria vita di preghiera, o approfondire la mia vita di preghiera, o trasformare la mia vita di preghiera. Qualunque problema, ostacolo, sofferenza stia in questo momento affliggendo la mia vita, l'unica vera via di salvezza passa per la preghiera. Convinciamoci di questo, non ne siamo convinti. Siamo duri, duri di cuore a credere che questo sia vero. La preghiera è questione di vita o di morte. Si prega perché è questione di vita o di morte. Da questa adorazione, fratelli e sorelle, di questa sera, dipende la nostra vita o la nostra morte. Non si tratta del compitino, del fioretto. Faccio un fioretto, dona Gesù un vaso d'oro in più. È questione di vita o di morte quel tempo che passi con Cristo. Si tratta di prendere coscienza che se non prego, io muoio. Muoio da vivo, vivo come un morto. Il nostro padre, Santo Nicolai, diceva che l'uomo senza orazione è un animale senza ragione, una bestia. Senza preghiera l'uomo diventa una bestia. E ne abbiamo tristi esempi sempre più nelle cronache quotidiane. E aggiungeva, il nemico della nostra salvezza, Satana, di nessuna cosa così contrista che della preghiera, e nessuna cosa cerca più che di impedirla. Quante volte Satana suggerisce tutto pur di non pregare, ogni attività, ogni incontro, ogni lettura. Basta che non preghiamo, basta che non stiamo con Gesù, basta che non ci lasciamo attrarre nella solitudine e nell'intimità con Cristo. Perché allora gettare via un dono così grande, fratelli e sorelle? Perché negarci una salvezza così accessibile, gratuita? Cristo è qui presente, che ci chiama, desideroso di donarci ogni cosa insieme a lui. Perché rifiutiamo? Perché lo rifiutiamo? Perché lo respingiamo? Sei triste? Prega. Sei malato? Prega. Ti senti solo? Prega. Sei preoccupato? Prega. Eccoci qui, Gesù. Tu sei tutto. Tu sei il nostro tutto. Di te solo abbiamo bisogno. Signore, insegnaci a pregare.